Scusa, se ti dico Pilastro, cosa ti viene in mente? È il quartiere di Bologna. E cosa sai? Lo conosci qualcosa? Ci sei mai stato? No. Hai sentito parlare? Pochissimo. So solo che è periferia. Non ci sono mai, non mi è mai capitato. Pilastro, mi viene in mente un quartiere. No, però ne ho sentito parlare molto anni fa, quando è successo il fatto dei poliziotti. Il quartiere di Bologna. Ma cosa sapete del Pilastro? Che idea? È un posto brutto. Esatto. Che c'è uno studentato lì intorno e che tutti i ragazzi dello studentato non ci vogliono mai andare al Pilastro perché hanno tutti paura. Cioè, Pilastro c'è un paese? No, è una fermata del 20, Pilastro, è una direzione del 20. E vi dico Pilastro, cosa vi viene in mente? Pilastro? Qualcosa di importante che sorregge qualcosa di importante. Non ci sei mai stata al Pilastro? Sì, diverse volte. Ci sono dei centri commerciali lì vicino, sì, ci sono stata diverse volte. Che impressione ti ha fatto a te personalmente? È una zona che hanno riqualificato abbastanza, ma il degrado in alcuni posti è evidente. Ci andresti a passare una domenica? Assolutamente sì, ci sono stata. Ma a passare una domenica sì, forse a vivere no. Però a passare una domenica volentieri. Sei mai stato? Ci sono stato al centro commerciale, no? Niente di più. Cioè, di solito vado lì, centro Meraville e tutto qua. Per sentito dire. Cosa sai? Che insomma non è proprio una zona tranquilla. Beh, ci sono stato molte volte, ogni città ha le proprie periferie, la zona non è il massimo e cioè, ecco, quando ci sono andato stavo attento, ecco, questo, come sto meno attento in altre zone della città. Sai che stanno facendo adesso dei progetti di riqualificazione della zona? No, non lo sapevo, no. Conoscete il Pilastro? Come zona? Sì, sappiamo che esiste. Cosa sapete, che idea avete? Ma sinceramente, a parte lo stereotipo il Pilastro è una brutta zona, non frequentandolo non so sapere, non so nulla. C'è anche il parco più grande, il secondo parco più grande di Bologna, il parco Pierpaolo Pasolini. Sì, sappiamo che c'è, non frequentando la zona non frequentiamo neanche il parco. Ho fatto le medie al Pilastro. Ah sì? Quali? Le Bestia. Ed era un quartiere, molto più vivo di questo. Pilastro, dice, rispetto a Sandonino? Sandonino è morto rispetto al Pilastro. Ci sono molte più attività collaterali della fattoria che fanno molte più cose che qua. Quindi comunque tutte le cose che si dicono, gli stereotipi, secondo lei? Sono così in tutti i quartieri, solo che ci sono quartieri che sono stati additati negli anni passati, tipo Pilastro la Barca, come quartieri dormitorio, come quartieri ghetto, e sono quelli che sono rimasti nella nomea generale, ma... Abito al Pilastro, sì. Ma io mi sono sempre trovato bene. Stanno riqualificando le palazzine. Un'iniziativa. Era ora. Sopra. No, secondo te cosa manca al Pilastro? Cosa si potrebbe aggiungere? Ma diciamo un po' più di commerciale. Forse qualche negozio in più non farebbe male.